Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Allora Juventus-Inter, Juventus. L'Inter Juventus. batte la Juventus 2-1 e vince la Supercoppa Italiana. Allora, sento tanti tifosi della Juve. Dire eh, ma che c'è frega, la Supercoppa super coppa non conta nulla. Eh, è più importante la partita con ludinese. Io. Io, eh, io resto allucinato come eh, tanta tifoseria pur di difendere. Un allenatore che si è seduto, si è riseduto purtroppo sulla panchina della Juventus nel mese di luglio, quindi si è fatto luglio agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio, in sette mesi: non è riuscito a dare uno straccio di gioco a questa squadra qua ma non perché non c'è riuscito perché è poco il tempo perché c'è i giocatori scarsi perché Agnelli non capisce nulla di calcio perché arriva bene non gli compra la punta eccetera 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 non c'è riuscito semplicemente perché questo è il suo calcio questo è il suo calcio voi, voi ditemi se voglio star calmo perché io, io non ho più voglia non ho più voglia di incazzarmi io per, per, per questo, questo schifo di allenatore che noi abbiamo e non prendo particolarmente la partita di ieri sera no? è un po' tutta la situazione che a me, a me non mi è mai piaciuta sapete benissimo che io quando è tornato a alla Juve se potevo, se potevo andare alla continassa e tirarla giù, la continassa l'avrei pure fatto. E il discorso è che questo gioca sempre lo stesso modo. Non è il discorso che tu sei scarso in confronto all'Inter, a parte che l'Inter poi non è che ho visto. Ho visto una squadra che gioca a calcio, ma non è che ho visto questi fenomeni io, no? Perché se noi prendiamo singolarmente la partita di ieri, se non fanno due calzati i giocatori della Juve, questi non fanno neanche gol. Quindi... Hai giocato, però, diciamo che l'Inter è più forte perché è più forte. Ma tu hai giocato uguale a come hai giocato con l'Empoli, a come hai giocato col Venezia, a come hai giocato col Verona, come hai giocato col Sassuolo, come hai giocato con la Fiorentina. Vi ricordate i video quando io dicevo, dicevamo di schifo, no, 1-0, no? Polvere sotto al tappeto, dicevo polvere sotto al tappeto, ma il mucchio ormai il comincia a vedersi sotto al tappeto e questo è, la, è, la, è il risultato. Non c'entra nulla se l'Inter è più forte della Juve. C'entra che noi non giochiamo a calcio, noi non giochiamo, questa squadra non gioca a calcio. Non giocava a calcio quando questo quest elemento da spiaggia vinceva gli scudetti. Non giocava a calcio semplicemente non giocava a calcio, appena tu nomini questa cosa ci sono le vedove allegriane, io sono più incazzato con le vedove allegriane, con le vedove, no? Oh, allegri, no. Che poi no, vedove allegriane, come si dice, no? eh, quelli che sono lì a santificare questa sottospecie d'allenatore, eh, questo ha vinto 5 scudetti, questo ha vinto qua. questo non ha vinto un cazzo, questo non ha vinto nulla. Questo ha vinto gli scudetti solo perché c'aveva una Ferrari in mano e gli altri avevano la 500. E allora, forza di cosa la Ferrari anche, cioè, donna do schiacciata la 500, non la vedo più. Questo è il discorso. Però oggi stiamo vedendo perché in confronto a squadrette, eh, tu sei, non sei una Ferrari, sei un Mercedes, diciamo, gli altri con la 500 ti sono davanti. Ti passano avanti, ma perché ti passano davanti con la tecnica, ti passano avanti con l'intelligenza, ti passano avanti perché hanno, hanno un'idea un per come passarti avanti. Non perché sono più forti o hanno la macchina più veloce. Questo è il risultato di questo allenatore qua. Oggi io spero, ma tanto sono sicuro che non sarà così che vi rendate conto che questo non può soprattutto ricostruire una squadra. Io quando sento arriva bene che dice dobbiamo partire dai giovani, ma tu vuoi partire dai giovani con Massimiliano Allegri? Che tra l'altro ieri sera a dieci minuti alla fine hai visto che anche l'Inter non ne poteva più, potevi rischiarti anche Caio Giorgio. E tu vuoi partire dai giovani con Massimiliano Allegri? Che non riesce neanche più ad avere la lucidità di far entrare Bonucci tre minuti prima e dobbiamo aspettare gli ultimi 30 secondi, che questi devono fare un fallo tattico per poter far entrare Bonucci. Questo non ci capisce nulla, non ci capisce un cazzo. Questo non ci capisce un cazzo, ha perso anche quel poco che c'aveva. Noi pensavamo che dopo due anni, tre anni di inattività, questo avrebbe, avesse studiato, no? Avesse guardato il, il calcio estero per rimodernizzarsi un po'. Questo ha perso anche quella, quella scaltrezza che c'aveva. Nel capire una situazione. Non ce l'ha più neanche questa, perché tu non puoi aspettare al diciannovesimo e dieci secondi a dire fate il fallo tattico e incazzarti lì perché dovevano fare il fallo tattico a testa di cazzo. Ma fallo al 117 fallo al 117 il cambio. Ma che cazzo stai dicendo, Allegri? Ma cosa? Ma ancora mi difendete voi questo elemento qua. Ma, ma voi siete pazzi, voi siete pazzi. Voi continuate a difendere questo elemento qua e non me ne frega nulla di Alessandro. Io non vi dico perché l'ha fatto giocare, perché l'ha fatto giocare, perché ha fatto giocare Rabiot, Perché gli ha fatti giocare? Guarda caso, quando gioca Alessandro Rabio, la Juve perde sempre, perde sempre, perde sempre, non c'è niente da fare, perde sempre. E in campo li mette lui. Ma a prescindere da questo, a prescindere che Rabiot ieri non è stato neanche il, il peggiore, no? Ma a prescindere da questo, questo ha perso anche la lucidità mentale di fare un cambio, non è più in grado, no? basta, basta, basta. Agnelli, mettetevi d'accordo, rescindete il contratto, questo se ne deve andare. Questo non ci sta capendo un cazzo, ma ve lo sta dimostrando. Questo continua a dire che fate le belle prestazioni, che vede la Juventus in crescita, de che? ma de che? Io ieri ho visto una squadra che per 120 minuti ha fatto un tiro in porta. 120 minuti. E non giocavi contro i Galacticos. Perché l'Inter sì, sarà più forte della Juve, ma io tutta questa differenza, tutti questi fenomeni. Non l'ho vista, non è stato in grado quando l'Inter addirittura in zaga, ti ha pure dato la mano quell'altro quell eh, allenatore di merda, ti ha pure dato la mano, ha tirato giù addirittura Lautaro e Zeco insieme, ti ha fatto entrare gli altri due e tu lì non hai approfittato per alzare un po' la squadra, non è niente, niente. Proprio. sei la nullità in persona. Sei la nullità in persona, io io. Io resto allucinato, ma io, non, io ormai non mi meraviglia più que, questo elemento qua. Non mi meraviglia più Agnelli o Allegri o Alexandro. A me mi meraviglia ancora tifosi che difendono questi elementi qua. La colpa è vostra, eh? la colpa è vostra perché finché voi accettate questo, e allora di chi stiamo parlando? Stiamo, stiamo parlando di un allenatore? che non ha mai dato un gioco a una squadra. Ma già dai tempi del Milan. La Juve non ha mai avuto un gioco con questo allenatore qua. Mai. Questo è il risultato. Io non voglio neanche parlare della sconfitta di ieri. Perché l'episodio dice eh ma se Alessandro non faceva, eh ma se Desilio non faceva, ma una squadra che per 120 minuti viene messa sotto pressione, Prima o poi, visto che non sono dei fenomeni, già i fenomeni, vi ricordate Evra, la cazzata di Evra che non spazza la palla e tu vai fuori dalla Champions no? Quindi Evra era un fenomeno, no? Ma già il fenomeno, quando tu vieni messo sotto pressione, prima o poi l'errore te lo fa. Non c'è niente da fare. Poi c'è l'esempio di Evra. <ride> Evra non spazza una palla che tu hai passato il turno in Champions League. Colpa di quella palla lì, ma perché Perché Allegri anche in quell'occasione lì, quando la Juventus stava vincendo ed era sua si è abbassata e, e si è messa in difesa. Allora, bom, 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 a forza di picchiare, prima o poi l'errore lo commetti. È, è matematico. Questo è, 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 è normale che sia così. Quindi, la colpa anche dell'errore di Alexandro, l'errore di De Silio io li attribuisco a Massimiliano Allegri, non a lui in persona, ma al suo modo di giocare, di tenere sempre sotto pressione il reparto difensivo, sempre costantemente ieri per 120 minuti, un tiro in porta. Vergognati Allegri, vergognati, 120 minuti, un tiro in porta. Io sono sicuro che se ieri invece di esserci Juventus-Inter ci fosse stato Empoli-Inter, l'Empoli almeno 4-5 palle le aveva. Dopo l'Inter magari ne faceva 6, però l'Empoli Lempoli almeno 4-5 palle gol le avrebbe avute. Noi una, una. Se questo è il vostro allenatore, complimenti. Io per me, voi oggi, e dico voi perché io ho sempre detto, io avrei tenuto Pirlo. E l'avrei fatto continuare perché visto che l'anno scorso ha dovuto fare un, una stagione travagliatissima, senza fare preparazione e senza nulla. L'avete massacrato, l'abbiamo anche massacrato. Anch'io, dalle volte mi sono incazzato, ma non ho mai chiesto che dovesse andare via o se, deve, da, da, uh, se doveva andare via, di prendere, sicuramente, non Allegri. Va bene. Avete voluto via Pirlo, avete voluto, abbiamo voluto via Sarri, no? perché non ci capiscono un cazzo. Bene, adesso abbiate la stessa coerenza di voler via Allegri, ok? Perché oggi bisogna chiedere scusa, non dico a Sarri, Sarri lasciamo stare perché c'aveva i campioni, no? Secondo voi, secondo voi? Perché c'aveva Kedira che non ha mai giocato, c'aveva Matui Zoppo, eccetera, Pjanic, che è una merda, eccetera, eccetera. Ma lasciamo stare, non andiamo troppo indietro. Oggi forse capirete che Pirlo, magari, un'altra possibilità l'avrebbe pure meritata perché questo qua, la Supercoppa te l'ha vinta, la Coppa Italia te l'ha vinta, quarto in campionato te l'ha vinto. Massimiliano Allegri quest'anno la Supercoppa l'ha persa, la Coppa Italia non penso che la vincerà e soprattutto non credo che arriveremo quarto in campionato se continuiamo a giocare così. Arrivederci a tutti, grazie.